Grazie, buongiorno, buon pomeriggio, cher François, cher Monsieur le Président, nous sommes très heureux de ta présence ici à Milan. Non, je vais parler en italien. Je vais parler en italien, c'est seulement pour donner les bienvenus à François. Merci beaucoup pour votre visite, la visite de la délégation officielle de la France. Siamo davvero contenti di questo appuntamento, di questa giornata di lavoro che è simbolicamente la giornata del primo giorno d'estate, della festa della musica, della festa della luce per tanti aspetti, perché è il giorno più lungo dell'anno ed è impreziosito in Expo dalla giornata nazionale francese che vede la presenza non soltanto del Presidente della Repubblica, che ringrazio davvero dal profondo del cuore, con il quale ci vedremo ormai, abbiamo scherzato, come in modo praticamente fisso nei prossimi giorni. Ci vediamo domani sera alla summit dell'Eurogruppo, ci vediamo giovedì, venerdì di nuovo a Bruxelles, quindi ci vedremo anche nelle prossime ore, ma anche la presenza del Ministro dell'Agricoltura, che con il nostro Ministro dell'Agricoltura ha lavorato in un bilaterale presso il padiglione francese, e tutta la delegazione ufficiale a partire dalla ambasciatrice, dall'ex ministro Jack Lang, che ringrazio per la bella discussione che abbiamo fatto a pranzo con Umberto Eco ed altri uomini di cultura, e con la delegazione tutta della Repubblica Francese. Ovviamente tutti voi sarete molto concentrati sulle questioni di attualità, a partire da quelle legate all'immigrazione, alla Grecia, alle priorità del dibattito culturale, ma anche politico, che in questo momento il nostro continente sta vivendo. Permettetemi però di aprire da un elemento di soddisfazione, che è quello del come Expo sta offrendo un luogo di discussione alla politica mondiale, che vede Francia e Italia protagoniste assolute. Francia e Italia hanno il compito di rendere più gentile, più bello, più appassionato questo scorcio di tempo che stiamo vivendo. E questo vale in tanti settori, anche quelli di cui parleremo tra un attimo, ma vale ad esempio nel settore dell'alimentazione, dello stile di vita, del nutrire il pianeta. E in questa nostra tradizione, ma anche in questa nostra volontà di futuro sui temi della sfida culturale che sta di fronte al mondo e all'Europa in particolar modo, c'è una oggettiva leadership italiana e francese che ha peraltro due eventi simbolo: l'Expo per noi, oggi impreziosito dalla presenza di François e della delegazione francese, e l'evento di dicembre, il summit sul clima, il COP21, il grande evento di Parigi, la conferenza di Parigi, dove cercheremo di arrivare a una posizione comune nella lotta contro il cambiamento climatico e per la centralità della questione ambientale non soltanto in Europa ma nel mondo. Tra l'altro domani ne parleremo a Roma. Ecco dunque che questo tema è oggi suggellato dalla firma che il Presidente Hollande ha fatto della Carta di Milano, che è l'eredità che come Expo vogliamo lasciare, una testimonianza che raccoglie le proposte e gli indirizzi sul tema nutrire il pianeta, energia per la vita, e che riguarda naturalmente lo spreco alimentare, l'agricoltura sostenibile, l'investimento sulla sicurezza dei prodotti, il diritto al cibo, un diverso approccio alle risorse del pianeta. Naturalmente abbiamo discusso delle questioni italiane e francesi, delle questioni bilaterali, ma anche delle questioni europee, partendo dalla relazione con i paesi del Mediterraneo e dell'Africa, che oggi segna un importante lavoro sia a livello bilaterale che congiunto, ma che vede il grande tema dell'immigrazione come uno degli elementi più difficili da affrontare.
Come sapete, noi ci attendiamo non che qualcuno risolva al posto nostro i nostri problemi. Nessuno di noi può pretendere di risolvere i problemi degli altri. Pensiamo però che debba prevalere un binomio, che è quello di solidarietà e responsabilità. No alle isterie su questo tema. In Italia i numeri dei migranti che arrivano dal Nord Africa sono gli stessi dello scorso anno al momento, quindi no a isterie, ma contemporaneamente no a egoismi di nessun genere. Sappiamo che le leggi attualmente in vigore, l'accordo di Dublino, sono leggi che hanno aperto anche una lunga discussione nel nostro paese, peraltro in molti casi provenienti dalle stesse forze politiche che hanno siglato, voluto Dublino. Ma credo che la priorità numero uno oggi sia quella di far prevalere le ragioni che ci uniscono, partendo dal presupposto che stiamo affrontando un fenomeno di portata storica che non è iniziato ieri e, lasciatemelo dire, non finirà domani. Noi non possiamo immaginare che improvvisamente si possa risolvere una grande questione globale che oggi sta riguardando naturalmente Ventimiglia, che sta riguardando Calais, che sta riguardando tante zone in Europa e che vede una risposta culturale che deve essere una risposta di rispetto per chi chiede asilo politico avendone titolo, chi è rifugiato politico, deve essere rispetto della legalità per chi viene per altri motivi, ma che deve essere sempre capace di tenere insieme il no all'isteria e il no all'egoismo, che vuol dire solidarietà e responsabilità. In un tempo nel quale qualcuno vorrebbe costruire dei muri in Europa, quando l'identità dell'Europa è nata sulla distruzione dei muri, a partire dal muro di Berlino, abbiamo bisogno di trovare le soluzioni tecniche sulle quali stiamo lavorando e sulle quali siamo convinti che il Consiglio europeo potrà dare una mano, perché questo non è un problema italiano, non è un problema francese, è un problema dell'Europa e che come tale dovremo tutti insieme sforzarci di risolvere. Naturalmente con François abbiamo discusso a lungo anche della questione libica, della situazione in Libia, conoscete gli sforzi dell'inviato speciale dell'ONU Bernardino León, al quale tutti noi stiamo fornendo il massimo sostegno, il massimo appoggio. Abbiamo discusso di come riuscire a condividere la stessa posizione sugli altri dossier di politica estera. Devo dire che la collaborazione e cooperazione con la Francia è molto forte, penso sul dossier ucraino, penso sul dossier greco. Tutti noi siamo convinti che vi sia la necessità di offrire una soluzione che consenta alla Grecia di restare a far parte dell'euro, su questo stiamo tutti lavorando. Naturalmente è fondamentale che vi lavorino anche i greci, il governo greco, il governo di Alexis Tsipras, cui va tutta la nostra collaborazione e disponibilità per trovare un punto di accordo, ma appunto perché sia accordo bisogna che lo sforzo sia reciproco da ambo le parti. E infine abbiamo discusso delle questioni che affronteremo giovedì al prossimo Consiglio sul tema della governance dell'area dell'euro. Ovviamente sarà il grande tema non di giovedì, ma io credo nel Consiglio europeo di ottobre, cioè dalla ripresa. Non sarà la questione di come governare la fase economica che stiamo vivendo, sarà una priorità in particolar modo alla ripresa dopo le vacanze estive. Su questo concludo. Francia e Italia condividono una grande tradizione, una grande storia, hanno nel proprio DNA i segni di una forza e di una potenza che è innanzitutto culturale, ideale, di valori. Noi siamo questo per il mondo intero, agli occhi di chi ci vede da fuori, e dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione nel dibattito politico europeo. Non su tutto credo che in questo momento stiamo riuscendo a dare un messaggio di positività e speranza in un momento nel quale è forte la paura in Europa. Quindi abbiamo bisogno di tornare a restituire parole di positività sul futuro dell'Europa, abbiamo bisogno di farlo però partendo da ciò che siamo, dalla nostra identità. E la nostra identità, io lo voglio dire qui perché è la prima volta che François visita l'Italia
dopo quell'evento, io l'ho sentita forte in tanti momenti, in questo anno e mezzo, no meno, questi 15 mesi in cui sono primo ministro, ma l'ho sentita in particolar modo l'11 gennaio quando, mano nella mano, sfilando a Parigi in un momento di grande dolore ma anche di grande compostezza, il popolo francese accompagnava il corteo dei capi di Stato e di Governo cantando in modo composto la Marsigliese, esprimendo un desiderio di unità e di valori che è lo stesso che dobbiamo recuperare in ogni giorno. Allora si veniva da una terribile vicenda di sangue. Saremo fortunati se riusciremo a far passare questo messaggio di condivisione di valori anche e soprattutto nella quotidianità. Ed è il motivo per il quale l'Expo, COP21, gli eventi di questi mesi potranno consentire alla Francia e all'Italia di tornare ad essere, di esserlo sempre di più e di tornare ad essere un punto di riferimento per tutti i paesi. Certo, risolvendo le questioni aperte in sede europea con solidarietà e responsabilità, ma non lasciandosi mai prendere né dall'isteria né dell'egoismo. Per tutti questi motivi, François, sei il benvenuto e grazie per averci fatto oggi l'onore di una visita ufficiale del Presidente della Repubblica, ma anche per aver gestito con grande attenzione tutto il padiglione francese che avete visto. Siamo partiti dalla baguette al formaggio, abbiamo verificato tutto e poi abbiamo finito con il vino italiano che ho costretto a bere François, partendo dal vino con le bollicine che a mio giudizio sembrava quasi meglio dello champagne. François. Merci. Grazie caro Matteo, grazie dell'accoglienza, di questa accoglienza che mi hai riservato, accoglienza che va molto oltre il vino o qualsiasi altra derrata alimentare e che sta a testimoniare, a dimostrare la qualità della gastronomia italiana, la forza dei suoi prodotti. E dimostra anche che dobbiamo continuare a fare un legame tra la produzione, la promozione di quello che possiamo creare e la cultura. Siamo due grandi paesi di cultura. Naturalmente abbiamo approfittato anche dell'eccezione per far capire quali sono i nostri meriti e questo è il nostro modo di vedere l'Europa. L'Europa può essere un mercato, una valuta, ma anche istituzioni e regole, però l'Europa è anche un'arte di vivere, una modalità di vivere, un modo di concepire, di progettare l'esistenza, un modo di capire anche e di proiettare quello che vogliamo essere, un messaggio universale che vogliamo diffondere. Al riguardo, l'Expo che avete organizzato qui a Milano è straordinaria sotto ogni profilo, è straordinaria vista la qualità degli stand, vista la creatività anche dei layout e grazie anche al fatto di aver unito oltre 150 paesi qui per promuovere i prodotti di ogni paese sicuramente, ma anche quello che tutti ci unisce. Anche la Francia sta preparando un dossier per una prossima esposizione universale. Sono accompagnato da vari membri del Parlamento che desiderano appunto proporre questa candidatura e trarremo ispirazione da questo successo, che è già sicuramente un successo visto il numero di visitatori e il successo di molte vostre mostre. Ci avete fatto sicuramente un regalo, ci avete consentito di inaugurare il padiglione francese il giorno più lungo dell'anno per darci qualche secondo in più per poter vantare le nostre eccellenze. Ci avete reso sicuramente anche omaggio con la festa della musica ed è il motivo per cui sono presente insieme a Jacques Long che ne è stato l'ideatore. E oggi questa è un'idea universale e avete fatto in modo che questo 21 giugno, il primo giorno d'estate, diventi per noi la festa della Francia, la festa della musica. Avete anche dato un significato a questa expo, a questa esposizione, attraverso l'alimentazione, attraverso il tema dell'alimentazione, quindi la sicurezza, la qualità che dobbiamo offrire, ma anche l'esigenza di condivisione, perché si tratta di nutrire il pianeta, il mondo.
E il nesso ovviamente è d'obbligo tra questa Expo di Milano e la conferenza sul clima che si terrà a Parigi. Abbiamo lanciato un appello partendo da Milano, abbiamo firmato, sottoscritto una carta perché tutti i paesi che sono presenti vogliano essere anche responsabili del pianeta. Abbiamo colto l'occasione di questa visita per parlare sicuramente delle nostre relazioni bilaterali tra la Francia e l'Italia, ottime da tutti i punti di vista. Abbiamo riunito i nostri governi poco fa e abbiamo continuato a promuovere i progetti infrastrutturali, economici e culturali che non citerò oggi. Oggi abbiamo parlato del grave tema che deve essere approfondito, ovvero quello della migrazione. Perché questo nostro modo ci consente di concepire l'Europa e il mondo, e questo nostro modo di concepire l'Europa e il mondo lo dobbiamo rispettare. L'Europa è un continente con delle regole che non cambia queste regole a seconda delle minacce che incontra sulla sua strada, però vuole utilizzare queste regole per tutelarci, proteggerci nella misura del possibile, ma anche per fare in modo che il nostro dovere nei confronti di popolazioni in sofferenza nei loro paesi possa essere totalmente esercitato. Come ha avuto modo di dire Matteo, due sono i principi che ci uniscono per affrontare il tema della migrazione, che sicuramente si è intensificata visto appunto il caos nel Libano, le crisi nel Medio Oriente e poi con la miseria che continua ad essere presente in Africa. E questi due principi sono la solidarietà e la responsabilità. La responsabilità perché ognuno deve fare quello che gli spetta, e la solidarietà perché tutti assieme siamo tutti assieme, uniti, e non c'è un paese che può portare il fardello per tutti gli altri. Non è perché l'Italia è situata al sud dell'Europa che con la Grecia e Malta l'Italia debba fare degli sforzi a favore di tutti gli altri. No, la responsabilità dell'Italia o di altri paesi, che possono essere paesi di accoglienza, è con l'Europa poter registrare queste popolazioni e fare in modo che siano trattati i rifugiati, garantendo loro i diritti che li spettano e che vengano anche individuare quei migranti che sono mossi per cause economiche, lo possiamo capire, ma che non potranno rimanere sul suolo europeo per sempre. Bisognerà rimpatriarli con i mezzi europei, perché non spetta all'Italia assumersi da sola questa missione, operazione. Altri paesi potrebbero essere coinvolti in questi rimpatri. E poi c'è anche quello che va fatto per i rifugiati, con l'impegno che ogni paese dovrà sottoscrivere, e questo sarà il tema del prossimo Consiglio europeo di giovedì. Ogni paese deve dire quanto può fare, tenuto conto della sua situazione geografica, economica, ma anche della sua situazione politica, per poter far fronte in modo umano e degno a tutto quanto. Questi sono i principi che abbiamo sancito. La Francia e l'Italia si capiscono, si intendono, talvolta qua e là ci possono essere, non so, delle tensioni, però dobbiamo essere vigili. Il motivo per cui abbiamo istituito un gruppo di contatto, perché queste tensioni scompaiano e perché questi problemi vengano risolti sempre nel rispetto delle persone e nel rispetto anche delle regole.
Abbiamo parlato anche di un secondo argomento, la Grecia, perché anche in questo caso i principi sono gli stessi, responsabilità e solidarietà. Responsabilità perché un paese è di fronte a una situazione da tempo ormai e non è sicuramente il governo di Tsipras ad esserne responsabile, però questo è il governo oggi e deve quindi prendere alcune decisioni per consentire alla Grecia di uscire dalle situazioni che conosciamo, ma solidarietà anche perché questo è il principio che regge l'Eurozona. Quando si è trattato di fornire alcuni mesi fa o alcuni anni fa e oggi ancora uno supporto perché la Grecia possa continuare a rimanere nell'Eurozona, questa è la situazione oggi e come modo di ripeterlo non c'è più tempo da perdere, abbiamo un consiglio per l'Eurozona lunedì e un consiglio giovedì. Sapete che ogni secondo ha la sua importanza e quindi che cosa abbiamo voluto dire Italia e Francia? Che i negoziati, le discussioni devono andare avanti oggi e domani perché si possa addivenire a un accordo e perché le regole europee si possano applicare, perché le istituzioni possano fare valere alcuni principi e perché la Grecia possa appunto ottenere i finanziamenti che attende. Per concludere vorrei parlare delle tematiche per il domani. La Francia e l'Italia sono due grandi paesi con una storia di cui possono andare orgogliosi e hanno anche un'altra idea della cultura, del vivere assieme, della qualità, la qualità che possiamo offrire alle nostre popolazioni e quindi dobbiamo dare all'Europa quello che talvolta le manca di più, ovvero ai giovani europei dobbiamo dare fiducia, una speranza attraverso una crescita che dobbiamo sicuramente stimolare. L'Italia e la Francia fanno gli sforzi necessari di competitività per risanare la situazione. Sicuramente dovremo fare anche delle riforme necessarie per ammodernare i nostri paesi, non soltanto a livello economico, ma a livello di società tutta. Però dobbiamo essere anche portatori di speranza, speranza per un'Europa che abbia il suo peso, che non si lasci coinvolgere dal populismo, che non voglia regredire, che non sia in preda alla paura. Di fronte a questi rischi, a queste minacce, non è sicuramente cedendo nei confronti di coloro che ci vorrebbero riportare a un'Europa che non è mai esistita, che dobbiamo andare, ma dobbiamo sicuramente armarci e convincere i nostri popoli che l'Europa è sicuramente la strada da percorrere per il futuro. Abbiamo quattro domande. Quattro. Buongiorno Presidente Renzi, buongiorno Presidente Hollande, sono nell'area Capitani della RAI del TG2. Volevo chiedervi se corrisponde a verità questa sensazione che abbiamo avuto oggi dello sciogliersi delle tensioni tra Italia e Francia dopo gli attriti che abbiamo vissuto in questi giorni a Ventimiglia sul blocco degli immigrati. Lei, Presidente Renzi, aveva parlato di un atteggiamento muscolare della Francia non costruttivo per risolvere un problema che è sempre inquadrato per quello che è di portata mondiale. In un'Europa che non alzi i muri dell'intolleranza, quali sono le strategie comuni che intendete adottare? Alcune ce le avete illustrate, ma se avete parlato di quote volontarie o obbligatorie di accoglienza degli immigrati e se avete ipotizzato insieme una revisione dell'accordo di Dublino. Grazie. Io ho parlato e lo confermo dopo alcune dichiarazioni di alcuni ministri, non solo di un ministro francese, della necessità di un approccio responsabile e solidale e di un approccio e non di un approccio verbalmente muscolare. Cosa significa? Il problema è complesso, non si risolve dalla sera alla mattina, lo affrontiamo tutti insieme con i nostri valori, non si affronta dicendo è un problema di quel paese, punto. Mi pare che su questo ci sia la piena condivisione tra Francia e Italia. Tutti noi siamo pronti a lavorare insieme su un tema sul quale oggi
io non vedo grandi spazi per la revisione dei trattati. Vorrei essere chiaro. Io non credo che aver firmato l'accordo di Dublino in quel modo sia stata una buona idea, soprattutto per l'Italia. Ma non sono interessato a fare una polemica di parte dentro il mio paese contro quella parte politica che allora era al governo. Sarebbe molto facile, se volessi giocare la carta della demagogia, dire avete firmato voi quell'accordo. Non è così. Noi abbiamo bisogno oggi di prendere atto che l'accordo di Dublino è quanto di più negativo per l'Italia, ma come è stato detto è un accordo e come tale vogliamo rispettarlo. Certo, cercando in tutti i settori di utilizzarlo con intelligenza e buonsenso. Ed è la cosa che mi pare che oggi ci siamo detti. Quindi, a domanda specifica, c'era da sciogliere tensioni? No, non mi pare che abbiamo mai avuto tensioni con François. Talvolta scappa per dichiarazioni di qualche ministri, italiani e francesi, di avere qualche momento di discussione. È la normalità di un fidanzamento di lungo corso. Può succedere, ma la condivisione, l'approccio comune tra Italia e Francia sta nel fatto che il problema di Ventimiglia esiste, non è soltanto a Ventimiglia, è in tante parti dell'Europa e invito tutti noi a fare uno sforzo per capire che non si tratta di un fenomeno singolo che riguarda un'unica zona. Vorrei dire, permettetemelo, magari il problema fosse soltanto Ventimiglia. Noi abbiamo un gruppo di lavoro, abbiamo detto che ci lavoriamo insieme con i nostri uffici, cercheremo di affrontarlo e di risolvere quel problema come altri. Ma il problema dell'immigrazione è un pochino più complesso, in un momento nel quale dalla Libia il 91% degli sbarchi in Italia scappa perché non c'è controllo del territorio da parte del governo libico, perché il governo libico sta nelle condizioni che sapete. Perché in Eritrea, che è la nazionalità numero uno dei rifugiati in Italia, c'è una situazione di governo che è quella che conoscete, perché in Siria e in Iraq e nel Medio Oriente conoscete la situazione. Quindi in questo scenario noi dovremo avere a che fare con la questione dei fenomeni migratori per molto tempo. Dovremo cercare di gestirla molto bene a livello interno. Stiamo lavorando e io vorrei che su questo, mi perdonerà François se dico una cosa di politica interna, ci fosse la massima e più ampia disponibilità da parte di tutte le forze politiche indipendentemente dal colore. Per questo motivo prima del Consiglio europeo di giovedì mattina alle 8 convocherò i presidenti di regione o loro rappresentanti a Roma per discutere insieme dopo il passaggio parlamentare di mercoledì e ho chiesto ai gruppi parlamentari che siedono al Parlamento europeo di confrontarsi insieme prima del Consiglio europeo, ai gruppi italiani, cioè ai parlamentari europei di nazionalità italiana, perché noi su questo tema non vogliamo fare polemiche o divisioni. D'altro canto, e finisco, è evidente che esiste un accordo che è l'accordo Dublino 2, questo accordo va rispettato sempre con quel principio di solidarietà e responsabilità che mi pare che François Hollande abbia spiegato molto bene. Non c'è un solo paese che può farsene carico e contemporaneamente dobbiamo rispettare sia le regole che l'Europa si è data, sia le persone. Termino su questo. Io sono molto fiero delle donne e gli uomini italiani che hanno salvato centinaia di migliaia di vite umane. Lo so che questo è un momento nel quale chi la spara più grossa prende un consenso in più, ma da Presidente del Consiglio dei Ministri di un paese che, insieme ad altri, lavora quotidianamente per cercare di affrontare questa emergenza, io vorrei che andasse il mio grazie a quegli angeli del mare, così mi piace chiamarli, che hanno salvato migliaia e migliaia di persone. Poi scatta il meccanismo delle regole
garantire a chi ha il diritto di stare in Europa la possibilità di starci, riaccompagnare chi non ha diritto di starci, e su questo è molto importante l'Unione Europea, François l'ha spiegato molto bene, sia per gli accordi di riammissione, è importante che l'Europa, e mi permetto di dire che la Francia, vista l'importanza anche che la Francia ha storicamente in una larga parte di questo mondo nordafricano e non soltanto nordafricano, sia per chi ha bisogno di essere poi sostenuto economicamente. Non è possibile che l'Italia accolga e poi debba a proprie spese gestire in prima persona da sola tutta la complicata vicenda dei migranti economici. Quindi esiste un tema complessivo, stiamo discutendo, stiamo lavorando, siamo sulla strada di un buon accordo. Direi che sono ottimista per aver sentito le parole di Hollande a proposito di solidarietà e responsabilità, ma fatemi anche dire che non c'era bisogno di sciogliere la tensione. Certo, può succedere che di fronte a dei problemi complessi, anche come quello ad esempio di Ventimiglia, ma non solo di Ventimiglia, ci sia la necessità di investire ancora di più sui valori comuni che ci animano per cercare di risolvere le questioni aperte. Come ha detto Matteo, dobbiamo definire una strategia globale di fronte appunto al problema delle migrazioni, un problema che non si concluderà nei prossimi giorni e che non è degli ultimi giorni. Allora, qual è la strategia che dobbiamo attuare? Innanzitutto dobbiamo agire sulle cause stesse di queste migrazioni. La prima causa sono le crisi in Siria e in Iraq, con 1,5 milioni, quasi 2 milioni di sfollati, di rifugiati, e quindi in un certo momento queste persone finiscono con la bussare alle porte dell'Europa. Dobbiamo agire perché in Siria e in Iraq vi siano soluzioni politiche. In Iraq la soluzione si sta per implementare, in Siria sapete che ci sono delle fasi ancora da superare, però da troppo tempo ormai le cose stanno andando in quel modo in Siria. E poi dobbiamo intervenire anche sulle cause in Africa, c'è sicuramente l'Eritrea con un regime che spinge la popolazione a fuggire, e poi c'è anche la situazione nell'Africa occidentale, motivo per cui l'Europa ha già deciso, per esempio per il Niger, i nostri ministri vi hanno lavorato, e coloro che vogliono lasciare per motivi economici devono essere, diciamo, trattenuti, ma non possiamo impedire appunto l'attuazione di principi di sviluppo e di cooperazione, altrimenti queste partenze continueranno ad esistere. Oggi queste partenze sono incoraggiate dal caos che regna in Libia, ed è per questo motivo che dobbiamo agire in Libia, come del resto proposto Matteo Renzi da alcune settimane ormai. Stiamo lavorando perché vi sia un governo in Libia e per poter poi definire una cooperazione perché i trafficanti non possano più nuocere. Oggi esistono dei clan in Libia, lo sappiamo, dei gruppi che riuniscono varie persone per poi trasportarle in condizioni veramente pericolose. Quindi dopo il caos libico c'è l'attraversamento del Mediterraneo. Anche in questo caso il Consiglio ha lavorato dare maggiori risorse a Frontex, triplicare i mezzi a disposizione per Triton, e salviamo sicuramente alcune famiglie che sono su queste imbarcazioni e che vengono poi accolte in Italia. Poi c'è il problema anche dell'accoglienza di cui abbiamo parlato, il problema del transito, e poi c'è anche il problema di questi esseri umani che vanno in ogni direzione in Europa. Quindi noi vogliamo che per l'accoglienza vi sia la possibilità di registrarli, di orientarli, e la Francia è pronta, oltre a quello che farà l'Europa, a dare mezzi perché anche noi si possano registrare alcune popolazioni. Poi, come abbiamo visto, ci possono essere dei passaggi, ed è quello che è successo a Ventimiglia. A Ventimiglia abbiamo voluto che le regole venissero applicate, le regole di Dublino e anche l'accordo di Chambéry.
queste regole dobbiamo fare in modo che siano applicate da ambo le parti, ragion per cui abbiamo istituito questo gruppo di contatto. E per quanto riguarda Ventimiglia, consentitemi di dare delle precisioni, non c'è una frontiera innanzitutto, quindi non c'è una chiusura alla frontiera, vengono fatti dei controlli per i minorenni. La domanda è stata fatta: che cosa si fa con i minorenni isolati? Beh, li teniamo, perché questa è la regola, e non facciamo controlli al di là dei 20 chilometri previsti. Quindi le regole di oggi sono rispettate, non cambieremo le regole oggi in questa situazione, quindi noi applichiamo le regole. E poi finalmente c'è anche il punto dell'impegno che ogni paese deve dimostrare nei confronti della Commissione. Questo sarà il tema della riunione di giovedì. Sapete che la formula delle quote non è quella presa in considerazione, perché crea confusione. Di che cosa si parla quota per i migranti? Non ha nessun senso quota per le persone che hanno diritto all'asilo? Cioè, dobbiamo trovare altre formule, è evidente, però è chiaro che ogni paese dovrà sottoscrivere un impegno. Un giornalista francese. Mi sente? Mi sentite? Jérémy Brossard. Presidente Renzi, siamo alla vigilia di un vertice straordinario europeo sulla Grecia. Vorrei sapere qual è il suo stato d'anima, se lei è piuttosto ottimista o pessimista, qual è il suo messaggio alla Grecia da lanciare oggi, e vorrei sapere se pensa che la questione delle pensioni rimane comunque il punto più duro della negoziazione. E a voi, Monsieur le Presidente. E a lei, signor Presidente, il governo greco ha annunciato che questo pomeriggio le ha trasmesso delle proposte a lei stesso, alla cancelliera Merkel e a Juncker. Ci conferma l'informazione, e anche, come ho chiesto al Presidente Renzi, il problema delle pensioni è quello più complesso? La France. Sì, avevo capito che la prima parte della domanda era in italiano, però risponderò in francese. No, ha parlato di calcio. Bene, innanzitutto congratulazioni. E poi vorrei dirle che cosa ci aspettiamo in queste prossime ore. Speriamo che si giunga a una discussione conclusiva. La Grecia ha mandato alla Commissione europea e anche alle istituzioni, credo, ovvero quindi anche al Fondo Monetario Internazionale e alla BCE, ha inviato le sue nuove proposte. Forse è possibile che alcuni paesi dispongano di una copia di queste proposte, ma non sono i paesi a discutere, sono le istituzioni in questa fase che devono parlare. Quindi Commissione, Fondo Monetario Internazionale e Banca Centrale Europea dovranno parlare con il governo greco, e spero che giungeranno a una soluzione. E lei ha ragione nel dire che sicuramente vari sono i punti da affrontare. Innanzitutto la traiettoria, questa traiettoria che va stabilita per l'eccedenza di bilancio greco. Non siamo lungi da un accordo su questo punto. E poi, per poter raggiungere questa traiettoria, la Grecia deve adottare dei provvedimenti. La Grecia non vuole, appunto, per i piccoli pensionati rendere le regole ancora più dure. Possiamo capire. Quindi che cosa le chiediamo? Di fare altre proposte perché, appunto, questo punto sensibile venga in qualche modo risolto. È vero che possiamo ammettere che la Grecia ha già fatto molti sforzi, e quindi vorremmo che questo punto sensibile venga risolto in un altro modo, però dovremmo arrivare a un'eccedenza di bilancio. E poi c'è il punto dei finanziamenti veri e propri. Se la Grecia rispetta la traiettoria, la Grecia può disporre delle liquidità attese. Quindi io non sono né ottimista né pessimista, dico semplicemente che siamo in un momento cruciale, che tutte le ore contano, hanno la loro importanza, perché appunto si possa giungere a una conclusione nell'ambito del Consiglio dell'Eurozona o anche in un prossimo futuro. Però sappiamo che la scadenza è fissata al 30 giugno.
l'approccio di François, credo che per quello che riguarda il sentiment in attesa della riunione di domani, avendo parlato in queste ore naturalmente adesso con François e con gli altri protagonisti, a mio giudizio ci sono tutte le condizioni perché l'accordo possa esservi e possa essere un accordo win-win. Non credo che questo tipo di soluzione dipenda esclusivamente dal dibattito sulle pensioni, come del resto il presidente Hollande ha appena espresso quando ha specificato alcuni dei punti che sono oggetto di discussione. Io credo che se le donne e gli uomini di buona volontà sono nelle condizioni di volere fino in fondo un accordo, le condizioni dell'accordo ci sono. E quindi che sarebbe un errore perdere questa finestra di opportunità. Tuttavia non basta la volontà, occorrono anche le decisioni conseguenti e quindi attendiamo che sia matura l'ora dell'incontro di domani sera e vediamo se domani sera al Consiglio dell'Eurogruppo, o meglio della riunione dei paesi facenti parte dell'Euro, si può arrivare a una conclusione positiva. Terza, italiani, però una domanda, non, io avrei due domande per lei, due per Hollande. No, questa qui, parliamo in Ariaggi, questa qui può rispondere indifferentemente il Presidente Hollande. Boh, perfetto. Ecco, volevo sapere, sempre rimanendo sulla Grecia, il ministro Padoan ha già escluso il rischio di contagio, ha già assicurato su questo. Volevo sapere se di fronte all'ennesima nata nera, anche lei, anche voi vi sentite di escludere a priori questo scenario malaugurato, diciamo. Grazie. La dico così. Nelle prossime ore chi vivrà vedrà. Noi stiamo lavorando perché l'accordo si faccia. Se la domanda riguardava le considerazioni del ministro Padoan rispetto agli effetti contagio, voglio dire con molta chiarezza che la situazione economica in Europa è cambiata rispetto a qualche mese fa, qualche anno fa. Per mesi, per anni, l'Italia è stata considerata come l'anello debole della catena insieme alla Grecia e per molto tempo si sono equiparate o comunque sovrapposte le due crisi, al punto che in tante circostanze si è detto: ehi, ma se accade qualcosa alla Grecia il contagio in Italia sarà immediato. Negli ultimi mesi la musica, visto che è la festa della musica, che è il 21 giugno, la musica è cambiata, è profondamente cambiata. L'Italia ha smesso di essere il problema dell'Eurozona. Ovviamente abbiamo ancora molto da fare, c'è ancora tanto da lavorare, ma i dati che vedo di fronte a noi sono quelli che conoscete. Più 250.000 posti di lavoro, la crescita che torna dopo 11 trimestri negativi, il percorso di riforme strutturali dagli 80 euro alle questioni della legge elettorale, alla grande scommessa sul Jobs Act con la riduzione del costo del lavoro per chi assume, hanno prodotto un cambiamento significativo, e cioè l'Italia non è più il problema. L'Italia può essere la soluzione insieme agli altri, parte della soluzione. Quindi se la domanda riguardava le eventuali difficoltà di un potenziale contagio in caso di scenario negativo, dico che naturalmente noi preferiamo evitare la verifica, perché vorremmo che la Grecia fosse nelle condizioni di restare nell'euro. Per la Grecia, e lasciatemelo dire, anche per l'euro, per l'Europa, per un'idea di comunità. Quindi noi siamo a lavorare per questo, ma lo facciamo non perché abbiamo paura per noi, lo facciamo perché ci sembra giusto. Ecco, la situazione rispetto a qualche mese fa è profondamente diversa. E aggiungo, così dico una cosa anche sul percorso che vede insieme Francia e Italia,
il lavoro sulle riforme strutturali che Francia e Italia stanno facendo insieme, cioè ovviamente ciascuno per conto proprio, ma un lavoro che vede Francia e Italia a lavorare convintamente sul tema delle riforme strutturali, è molto importante. Ovviamente ha delle difficoltà, in questo momento c'è la discussione sia in Francia come in Italia sul tema della scuola, per esempio. Ha discussioni sulla pubblica amministrazione, sulla riforma dell'organizzazione regionale e provinciale, sulle questioni legate alla semplificazione del quadro economico. Ma il lavoro che stiamo facendo insieme è un lavoro che è molto serio e che io credo sta segnando in profondità la storia dei nostri paesi. Per cui, per quello che riguarda l'Italia, ovviamente la Francia non era neanche di questa partita, se fino a qualche anno fa si diceva «Ah, ma se accade qualcosa alla Grecia, chissà che succede all'Italia», beh, quel film lì è un film che non appartiene più al presente, è un film del passato. Il film di oggi è che l'Italia è parte di una grande comunità internazionale e cerca, con la propria disponibilità e i propri sforzi, di dare una mano per risolvere i problemi altrui. Naturalmente lo fa sapendo che c'è un sacco di lavoro da continuare a fare nel nostro paese, e le riforme costituzionali, la riforma della scuola, la riorganizzazione della pubblica amministrazione, l'investimento sulla giustizia civile, la diversa organizzazione del sistema fiscale, che in Italia, François, come sai, è particolarmente complicato, sono le priorità sulle quali stiamo lavorando e continueremo a lavorare, ma senza angosce e senza le preoccupazioni, perché non vediamo il rischio contagio che invece poteva esserci 2 o 3 anni fa. Sono Presidente della Repubblica Francese dal maggio 2012. Da 3 anni ormai la questione greca, in un modo o nell'altro, è sempre all'ordine del giorno. Ho lavorato molto insieme a altri, ovviamente. Matteo all'epoca non era Presidente del Consiglio. Ho lavorato tra l'altro molto con la signora Merkel in modo che la Grecia rimanga all'interno dell'Eurozona, e perché possa disporre di mezzi e perché anche i greci facciano degli sforzi sempre più dolorosi per loro. Il governo di Alexis Tsipras e la stramaggioranza dei greci vogliono rimanere all'interno dell'Eurozona, lo dicono ogni volta che la domanda gli viene rivolta, almeno per quanto riguarda il governo di Tsipras, varie volte ce ne ha dato conferma. Quindi dobbiamo fare di tutto perché la Grecia possa restare all'interno dell'Eurozona, rispettando ovviamente gli impegni che sono stati presi. Ed è questo il senso del dibattito. Io trascorro molto tempo a parlare di tutto questo durante le riunioni o anche al telefono, proprio per addivenire a un accordo e non per dire beh, avremmo fatto di tutto, però l'accordo purtroppo non c'è e dobbiamo appunto far uscire la Grecia. No, assolutamente no. Da settimane ormai, da mesi ormai, faccio in modo che si trovi un accordo. Per quale motivo? Ma semplicemente perché se la Grecia dovesse lasciare l'Eurozona non sarebbe cosa positiva né per i greci né per gli europei, e quindi la nostra solidarietà deve essere esercitata nel senso in cui siamo corresponsabili. Ma stando alle regole dobbiamo trovare la traiettoria, le modalità, i provvedimenti, le riforme che consentiranno ai greci nel tempo di rimanere appunto nell'Eurozona. E insisto perché l'accordo sia il più globale e duraturo possibile. Se dobbiamo trovare questo accordo, e faccio di tutto assieme a Matteo, a tutti quelli che hanno delle responsabilità in Europa perché l'accordo sia fatto, facciamo di tutto perché questo accordo sia duraturo, globale, perché non si torni più a parlare di questo accordo per alcuni mesi, perché abbiamo bisogno di visibilità, abbiamo bisogno di stabilità. La ripresa economica si sta manifestando in Italia, in Francia, in Europa, e quindi possiamo finalmente sperare
in un miglioramento dei risultati economici, quindi non è il momento per creare instabilità, vulnerabilità e quindi volatilità. Ed è per questo motivo che dobbiamo arrivare a un accordo. Tuttavia ci sono delle discussioni e queste discussioni non avvengono tra i paesi. Sì, se ne parlerà alla fine, quando l'Eurogruppo e il Consiglio europeo dovranno decidere, però adesso le discussioni si svolgono tra le istituzioni e il governo greco e noi cercheremo di facilitare questo processo. E se si trova un accordo, beh, sicuramente insieme a Matteo cercherò di dare questa prospettiva all'Europa e alla Grecia. Ultimissima domanda, spero in tema di agricoltura, cultura, Expo magari? Dell'agricoltura. Bonjour, buongiorno, mi chiamo Louise Baudet per la radio France Info. Due domande per favore. La prima al signore Presidente del Consiglio. Abbiamo capito che non mantiene la sua minaccia di piano B, abbiamo capito bene o no? E come concretamente registrare gli immigranti con l'aiuto dell'Europa? Che sono le parole di François Hollande, come fare? È possibile farlo qui in Italia per tutti gli immigranti che arrivano in Italia? E una question pour vous, s'il vous plaît. Una domanda per il presidente Hollande, collegata ovviamente. La Francia continuerà a controllare in modo così stretto gli ingressi a Ventimiglia, perché ho capito che non si respingono i migranti, quindi la Francia continuerà a rifiutare il piano di ricollocamento proposto da Bruxelles? E poi lei diceva prima che dobbiamo registrare i migranti con l'aiuto dell'Europa laddove arrivano. Come tutto questo è possibile concretamente? Lei ha fatto quattro domande, quindi lei è sicuramente al primo posto. Congratulazioni. La mia proposta è questa: in caso di solidarietà europea, benissimo, ci saranno delle possibilità di discutere fra di noi, capiremo le varie posizioni e ritroveremo un accordo come è successo in passato per altri dossier. Però abbiamo bisogno di un messaggio solidale. In caso di non solidarietà, l'Italia è pronta a fare quello che lei ha detto e chiamato il piano cosiddetto B. La possibilità quindi di organizzarsi da sola. Non dipende da me. In tutti i momenti di discussione ho detto che è importante che non solo un paese deve affrontare da solo l'immigrazione globale. Questo è il messaggio che è stato dato oggi anche dal Presidente della Repubblica francese. Non, un paese da solo non può fare tutto, ma conosco benissimo i problemi di Dublino 2, di questo accordo. Ci sono delle responsabilità e delle regole per i paesi in cui arrivano questi migranti ed è per questo motivo che dobbiamo fare agire nel modo più corretto possibile, quindi rispettare sicuramente le regole, ma tutto questo è possibile a condizione che il messaggio sia globale, perché il punto della migrazione non è un punto relativo alla stazione di Roma Termini, di Tiburtina o di Ventimiglia o la stazione centrale a Milano, no, è una problematica globale enorme che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi sarà sicuramente nell'ordine del giorno delle agende europee. Siamo assieme per affrontare sicuramente i flussi migratori oppure siamo da soli? Quindi se siamo da soli, agiamo come Italia, se siamo invece insieme, appunto troveremo le soluzioni. Insieme abbiamo troveremo le soluzioni per coloro che verranno appunto rimpatriati, troveremo anche una risposta per i migranti economici. Non è un problema di dati, di cifre, 16, 40 o 25 mila, no, è un problema di approccio. Oggi
l'Italia ha fatto quello che doveva fare da sola, perché Mare Nostrum è stato creato dall'Italia da sola. Quindi l'Italia ha fatto molto nel 2014, quando molte persone sono approdate in Italia dopo la crisi libica, però oggi è importante dare un messaggio insieme e sono veramente molto lieto, perché la posizione del Presidente Hollande è una posizione che è rispettosa sicuramente delle regole, dei trattati, l'accordo di Dublino, ma è anche una posizione che fa sì che questa questione, e che capisce che questa questione è storica, quindi dobbiamo avere lo stesso rispetto per le persone e per i migranti. L'Italia è un paese che fa parte dell'Unione Europea dalla sua fondazione. È un paese che insieme alla Francia ha costituito l'Europa come una comunità di anime, come una comunità di destino, non soltanto come un insieme di regole. Non stiamo insieme perché abbiamo paura dello spread, stiamo insieme perché abbiamo dei valori condivisi e comuni. Questi valori passano per delle regole. Quando ricordiamo le regole sulla questione dell'immigrazione, ricordiamo innanzitutto l'accordo di la Convenzione di Dublino, l'accordo di Dublino, il cosiddetto Dublino 2. Noi partiamo di lì. Quell'accordo dice: il paese nel quale si arriva è il paese che deve affrontare la questione dell'asilo politico e dei, per i rifugiati. Quelli che non hanno titolo per restare devono essere riaccompagnati indietro, detta in modo molto sintetico. Noi diciamo, siamo pronti a fare la nostra parte, lo abbiamo fatto in questi mesi, lo abbiamo fatto dopo Lampedusa in splendida solitudo. Ci pare utile che una comunità di destino, una comunità di anime, una comunità di valori possa affrontarlo insieme. Oggi il Presidente della Repubblica Francese è qui a Milano per dire, nel rispetto delle regole, delle diverse opzioni tecniche che giovedì vedremo, che nei prossimi giorni vedremo, noi pensiamo che l'Europa, come si fa carico di grandi temi, ad esempio quello culturale, di cui abbiamo discusso oggi con Umberto Eco, Jack Lang e tanti altri delle personalità accademiche, universitarie, culturali, come è disponibile a farsi carico delle questioni sociali, come affronta insieme la questione della disoccupazione dei giovani, come discute insieme di come affrontare il clima o la food security o tutto il resto, ha bisogno anche di avere uno stesso approccio sulle politiche di immigrazione. Questo che cosa significa? Significa tecnicamente che fin dal prossimo Consiglio europeo verificheremo come, ha detto molto bene François, ciascun paese farà fede ai propri impegni, ai propri engagement, così ha detto il presidente Hollande, io sono d'accordo con lui. Per noi è fondamentale che questo quadro di insieme sia un quadro nel quale la parola solidarietà insieme alla parola responsabilità mostri dei risultati concreti. Se c'è questo, l'Italia starà e farà la propria parte, come ha sempre fatto a testa alta, come un grande paese che è nelle condizioni di risolvere i problemi che ha, senza cedere all'isteria o all'egoismo. Ma per farlo c'è bisogno di capire se l'Europa ha un cuore solidale o no. Mi pare di aver capito dagli incontri di questa settimana con François, con David Cameron, che pure ha posizioni anche diverse su tante questioni di merito, che c'è questa disponibilità e questo approccio. Io credo che sia un fatto molto positivo. Anche per questo ringrazio il Presidente Hollande e gli cedo la parola. L'Europa sicuramente è fatta di regole, quindi trattati che conosciamo, li abbiamo sottoscritti tutti. L'Europa è fatta di politiche, politiche comuni, e soprattutto di fronte a problematiche così gravi come la migrazione. Poi l'Europa è fatta anche di valori che giustificano il nostro essere assieme per costituire un'entità politica. Quando si presentano dei migranti che approdano sulle coste italiane, non è soltanto un problema dell'Italia, ma un problema per l'Europa intera. Se chiudiamo gli occhi, e alcuni pensano anche che chiudendo gli occhi possono chiudere le frontiere, beh, che cosa succede? L'Italia da sola deve farsi carico di questa situazione così grave? Se l'Italia lascia passare tutti quelli che arrivano
e li porta ad andare dovunque in Europa in qualsiasi modo, beh, il problema si diffonderà e non sarà risolto. Quindi per quanto riguarda l'accoglienza dobbiamo sicuramente aiutare, quando dico noi dico l'Europa, dobbiamo aiutare l'Italia per autoaiutarci tutti assieme. E quando migranti, rifugiati o economici approdano sulle coste italiane, ci devono essere dei centri di registrazione, centri di accoglienza che consentiranno di dare uno status a queste persone, o migranti economici che devono essere riaccompagnati, oppure persone che possono pretendere di ottenere lo status di richiedenti asilo. Quindi ci devono essere delle procedure che devono essere messe in atto. Poi, secondo punto, dobbiamo fare in modo che i controlli avvengano laddove è necessario, senza però violare le regole dell'accordo di Dublino o di Chambéry per quanto riguarda i nostri due paesi. E quanto abbiamo fatto, tra l'altro, a Ventimiglia. Ma questo esiste, succede anche altrove dove la stessa situazione si riproduce, e quindi dobbiamo applicare queste regole con umanità, ed è quanto ho detto quando dicevo appunto che i bambini non possono essere riammessi. E poi ogni paese deve sottoscrivere un impegno, volontariato, come chiedono alcuni. Beh, non è una scusa dicendo beh non sono volontario e quindi mi auto esonero da qualsiasi responsabilità. No, noi abbiamo parlato di responsabilità, e questa responsabilità vale per tutti i paesi, e la Francia ovviamente durante il Consiglio europeo farà come al solito il suo dovere e farà in modo che vengano presi degli impegni, e quindi avendo questi principi, queste regole, questi valori a mente, potremo affrontare questo problema di grande gravità. Vi darò dei dati che ha già ricordato Matteo: 60.000 migranti che sono arrivati dall'inizio dell'anno in Italia, forse un po' di più rispetto all'anno scorso. Quindi dobbiamo sicuramente continuare ad essere ragionevoli e non dobbiamo appunto dare adito alla paura o essere in preda alla passione. Cerchiamo di capire che cosa potrà succedere durante i prossimi mesi e anche eventualmente i prossimi anni, e cerchiamo di trovare una soluzione ai problemi migratori alla fonte, per evitare appunto che vi siano questi movimenti di popolazioni, che sono sicuramente pesanti per i diretti interessati, prima di diventare anche pesanti per i governi che sono coinvolti. Questo è il significato delle nostre parole, e se ci fosse dobbiamo parlare di sicuramente di intento comune tra Italia e Francia. Vediamo per chi, i giornalisti che rimangono. Per i giornalisti anche francesi che rimarranno, martedì a Courmayeur, nel salon non te l'ho detto, inaugureremo la nuova funivia a Courmayeur martedì, e da lì vediamo tutta la Francia. Dici, noi nel frattempo ci vediamo domani sera.